Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui ti parlo di un concetto più mentale, più filosofico, diciamo, più proprio del fatto che in arte tutte le emozioni sono valide, ricordatele, tutte le emozioni. Ci sono due principi, proprio la croce, diciamo, consonanza allega, consonanza triste, dissonanza, diciamo più verso il minore, verso il maggiore, cioè accordi diminuiti, accordi aumentati. Accordi di settima minore, accordi di sesta minore, accordi di settima maggiore, accordi di sesta maggiore. E questi sono praticamente i poli, consonanza e dissonanza, consonanza maggiore, minore, dissonanza maggiore. Questi sono i poli e su questo giochi su creare tutte le energie possibili, perché in musica, ripeto, tutto è valido. Infatti, credo che la mia Crazy Music gioco magari sull'uso dell'esagerazione molte volte, cioè tendo a esagerare, a continuare a cambiarci, tipo a essere in un'emozione allegra, poi triste, poi troppo sospeso, poi usando magari, come ti ho spiegato ieri nel gioco, usando i modi. Provo a usare i modi, infatti. Usare tutte le cose che impari a usarle, tipo ionico e allegro, tipo l'eolico e triste. Prova a utilizzarle per vedere cosa viene fuori, sempre da un punto di vista emozionale, delle emozioni che ti suscita la scala maggiore. Ti ho già spiegato come sono divise le emozioni di ogni grado che crea. Non comporre attraverso l'uso di schemi tipo primo grado, secondo, poi vai qui. Prova a comporre dal punto di vista emozionale, primo grado di riposo, per dire, quinto grado è un'allegria effervescente, frizzante, il quarto grado è un'energia di allegria ma più profonda, che ne so, il settimo grado è dissonante, quasi crea tensione. Componi in questo modo. Ciao, possiamo venire?